siano i vigneti principali dai quali raccogliamo questa selezione di uve. Sono circa 20 ettari, che poi vengono selezionati a poco meno di 3 ettari, per avere una produzione in media di circa 20.000 bottiglie, che sono molto limitate se pensate che il potenziale produttivo potrebbe essere forse quasi quadruplo, direi. Per Trascanche è rimasto un po' il fuoco sotto la cenere, perché? Perché la nostra famiglia entra nel mondo del vino proprio nell'84. Nell'84, ma da un altro settore, quindi non è che uno si improvvisa il giorno dopo, produttore di vino e tutto il resto. Quindi l'approccio è stato graduale, prima l'azienda fu comprata come investimento immobiliare. Poi la passione del vino era in famiglia e dal Corbaia è iniziato una selezione di uve particolari, è iniziato l'interessamento alle varie produttori di barrique, alle varie esperienze sui legni, e questo chiaramente ci ha fatto un po' perdere tempo nell'epoca d'oro dei Super Tuscan. Quindi tra metà degli anni 80 e i primi anni 90 noi avevamo un'azienda in, diciamo, conversione, un'azienda che si stava costruendo, e questo vino è rimasto un po' nel dimenticatoio, nel senso che è sempre stato di grande supporto alle vendite, ma poi alla fine l'azienda è abbastanza vasta per essere nel Chianti classico, perché oggi abbiamo quasi 150 ettari di vigna.